Da dove è nata questa collaborazione con Claudio Di Maria e altre persone che hanno contribuito a, diciamo, a questa serata di arte, musica e vino? Ci sono delle croci che uno si porta per tutta la vita. Conosco il papà di Claudio, che è Orazio, amico, con cui da anni condividiamo la passione per il vino, per cui Claudio lo conosco da sempre. E avendo l'idea di mettere assieme, di comunicare attraverso il vino alcune emozioni, sensazioni, pensieri, ecco, Claudio all'inizio è entrato aiutandomi dal punto di vista tecnico, poi in realtà ha fatto parte integrante di quello che è un progetto di comunicazione, raccontando un po' i pensieri, gli stati d'animo, le situazioni. Il vino, proprio per capacità relazionale, mette in queste condizioni. Claudio, all'inizio dal punto di vista tecnico, successivamente entrando proprio con le argomentazioni, con i suggerimenti, ormai fa parte integrante del progetto. Una responsabilità paterna che ha delle ripercussioni anche sulle nuove generazioni. Come, diciamo, cosa avrete voluto, diciamo, comunicare alle persone con, diciamo, questa unione? Beh, l'obiettivo qual è stato? L'obiettivo è il fatto che il vino esprime dei racconti. Allora, cosa meglio del vino per poter raccontare situazioni, persone, per poter configurare quelli che sono stati d'animo, quella che è la natura? Trovare delle parole chiavi, che sono le parole chiavi del vino, e di conseguenza trasportarle in quelle che sono, ma le cose, la vita di tutti i giorni, che è fatta di relazioni, che è fatta di emozioni. Allora, per esempio, tutto quello che noi affrontiamo, che può essere la natura, che può essere l'arte, che possono essere grandi cose ma possono essere anche piccole cose, il vino, attraverso la descrizione del vino, troviamo le parole per parlare anche di quello che siamo noi stessi, per cui sostanzialmente confrontarci anche con noi stessi, per parlare di noi ma per parlare anche delle cose del mondo.